Invito a teatro. François Mauriac, romanziere, saggista e autore drammatico francese scomparso nel 1970, scrisse relativamente poco per il teatro, solo 4 drammi, compresi tra il 1937 e il 1950, di cui il primo, Asmodeo, messo in scena nel 37 appunto da Jacques Copeau per la Comédie Française, è senz'altro il più significativo e inquietante. In Asmodeo, che andrà in onda fra pochi istanti, ancora una volta Mauriac si rivela penetrante osservatore e giudice morale di certi piccoli torbidi misteri che allignano nel tessuto sociale e familiare della vecchia e logora provincia. Una vedova non ancora quarantenne, in conflitto d'amore con la giovane figlia a causa di un affascinante ospite inglese ventenne, un tutore moralista, che in realtà non è altro che un peccatore represso e geloso, sono i personaggi principali di questo dramma di ardua tematica psicologico-spirituale. Contrasti di coscienze inquiete, dilemmi irrisolti dello spirito, non sopiti turbamenti dei sensi, costituiscono l'altro potenziale drammaturgico che sta alla base di Asmodeo e che offre agli attori suggestive occasioni di approfondita interpretazione. Il dramma di Mauriac è stato diretto da Guido Maria Compagnoni, tra gli interpreti Angela Baggi, Stefania Graziosi, Maria Teresa Bax, Aldo Reggiani, Massimo Popolizio. A tutti buon ascolto. Asmodeo di François Mauriac. Traduzione di Luigi Chiarelli. Regia di Guido Maria Compagnoni. Prima parte. Elasticità. State dritta, non vi guardate le mani. Signorina, lasciatela venire, la mezz'ora è passata. No, ancora 5 minuti. L'inglese sta per giungere, se il treno non avesse del ritardo sarebbe già qua. Sì, ma il treno ha sempre del ritardo. Meglio così, la vostra mamma non è ancora tornata dalla sua passeggiata a cavallo. Preferisco che sia qui a ricevere questo sconosciuto. Ormai non può tardare, comincia a far caldo. Mi dispiace che la mamma non sia ancora tornata. Non vi preoccupate, cara, la mamma non torna mai prima delle 10. Sì, ma se l'inglese giunge... Ebbene, non v'è nessuna necessità che noi ci sia tutti lì sul ponte. L'inglese, come lo chiamate voi, non è poi un personaggio tanto importante. A proposito, come si chiama? Fanny... Il suo nome di battesimo non lo ricordo. Che nome buffo! Quanto è stupida questa povera ragazza! Giovanni! Lo stupido sei tu! Spieremo il suo arrivo dal cespuglio dei ligustri vicino al cancello. Vieni con noi, Emanuela! Ho scommesso che è biondo! Giovanni ha scommesso che è rosso! Perché non bruno? Tutti gli inglesi sono biondi o rossi, non è vero, signorina? Non sempre. E come ve lo immaginate? Dite, signorina, come credete che sia questo Fanning? Poiché viene qui in famiglia, al posto di vostro fratello Bertrando. Lo immagino simile a lui, un ragazzo di 15 anni, di carnagione chiara, gli occhi azzurri o grigi. È curioso pensare che oggi, nella famiglia Fanning, si spia l'arrivo di Bertrando, del francese, come noi quello dell'inglese, e che ci si sforza di immaginare come è fatto. Gli inglesi non tentano mai di immaginare. Perché? È il signor Couture che l'ha detto a tavola ieri sera. Siete un allocco. Voi non capite nulla di quello che dicono le persone grandi. Non ha detto il signor Couture che gli inglesi non tentano mai di immaginare? No, ragazzo. Ho detto che il popolo inglese non è logico. Coniugherete questo pomeriggio il verbo io ascolto i grandi senza comprenderli. Voi siete il precettore di Bertrando, non il mio. La mia istitutrice è la signorina. Voi vedete, ragazzo, che io sono molto calmo. Potrei raddoppiare la vostra punizione. Vi invito soltanto a non aggiungere una sola parola. Su, ragazzi, andate, andate a giocare. E voi, Giovanni, non siate insolente. Allora, su, che cosa aspettate? Io invece sono sicuro che l'ha detto. Comunque, Davide Copperfield non è uno show. Hai notato, appena viene... I ragazzi sono molto eccitati per l'arrivo di questo piccolo inglese. Sempre. La signora non è ancora tornata? No, ma non può tardare.
Sapevate ieri che doveva oggi fare una passeggiata a cavallo? No, è stato deciso stamane, presto. Il conte di Coustou ha telefonato. Bisognava avvertirmi. Credevo che aveste inteso suonare il telefono. Voi sapete che io non mi addormento che all'alba. Ed un sonno profondo. Ragione di più per lasciarvi dormire. Non vi occupate della mia salute. Fate soltanto quel che vi dico. Se vi avessi svegliato, avreste impedito alla signora di uscire. Non ammetto che mi si facciano delle domande. Ma non mi interrogo. È una considerazione che fa. Tenete le vostre considerazioni per voi. Ma come siete aspro. Non è ammissibile che una donna giovane, una vedova, se ne vada a cavalcare a questo modo con una banda di vecchi Ganimedi. Non fosse altro che per lo scandalo. Perché ridete? Oh, così. Indovino il vostro pensiero. Voi mi attribuite dei bassi sentimenti. Oh, no, la gelosia che voi provate non è bassa. Non vi farò l'onore di difendermi. Ma che peso è d'essere condannato a vivere vicino a un essere come voi, che abbassa le nostre più alte intenzioni, che avvilisce quel che è di più nobile in noi, di più disinteressato. Ebbene sì, sono geloso della purezza di una creatura che mi è stata affidata. Ma voi non siete capace di comprendere un sentimento di questa specie, sì. Una disgraziata. Sì, una disgraziata. No, questo no. Vi ho avvertita. Io sopporterò tutto da voi, malgrado la sofferenza che ciò mi debba costare. Ma se voi continuate a coltivare nel cuore un sentimento colpevole, se fosse certo che la mia presenza è per voi un'occasione di peccato, allora sarebbe il mio dovere, capite? Il mio stretto dovere. Di farmi mettere alla porta. Ditelo. Per chi mi prendete? Toccherebbe alla signora di decidere. Uno di noi andrebbe via. E forse quell'uno sarei io. E via. La signora vi ha offerto di prendervi un po' di vacanza e ve l'ho offerto così, per la forma. Voi sapete bene che non può fare a meno di voi. Chi lo può dire? Ah, sono riuscita ad esservi gradevole. Non riuscirete ad esaurire la mia pazienza. Né tu ad esaurire il mio amore. Ti proibisco di darmi del tu. Tuttavia ne ho acquistato il diritto. Tacete. In passato ho abbastanza sofferto e abbastanza espiato quel momento vergognoso, miserabile. E Dio sa che siete stata voi a provocarmi. Siete stato voi il primo a interessarvi di me. Vi siete affacciato sulla mia anima, come dicevate. Sulla mia anima. Ci sarebbe da ridere se non avessi voglia di piangere. Colpa mia? Se voi appartenete a quel genere di ragazze che fanno convergere tutto alla loro idea fissa, a quel che esse non conoscono ancora e che spasimano di conoscere? Io ho amato, non l'altro. Ad ogni modo, io sono tranquillo. Voi non mi farete più soccombere, mai più. Non avete alcun merito, la tentazione non vi tormenta, non è vero? È questo che volete dire? Perché volete saperlo da me? Ciononostante, io vi sono necessaria. Non fosse altro per questa prova che vi do. Cioè che siete capace di far soffrire una donna. Se credete che abbia bisogno di voi per saperlo. Ah, ecco i cavalli. Arrivederci, Coustou. Arrivederci, signor Pinot, a domattina. Andate, andate via, i vostri cavalli si impazientano. Le mosche, che piaga. Tra diavolo e il garrese insanguinato. Buongiorno, signor Couture. Buongiorno, signorina. Dove sono i ragazzi? Stanno spiando l'arrivo del signor Fenning. Sono molto agitati. Ah, è vero, l'inglese. Che seccatura. Ma che cosa fate con le finestre aperte? Chiudetele, altrimenti il caldo entrerà. Non sono ancora le 11. La giornata è già torrida. Ah, e quel piccolo sconosciuto sarà qui da un momento all'altro. Signorina, fatemi il favore, andate a vedere se non manca nulla nella sua camera. E badate che tutte le persiane siano ben chiuse. Anche le finestre? Anche, sicuro. Ah, e dite a Firmino di venire ad abbassare gli storini. Bene, signore. Ah, questa gente del nord non sa difendersi dal caldo. Eh? Perché tacete? Potreste domandarmi se abbia fatto una buona passeggiata. Avete fatto una buona passeggiata, signora? Il ritorno è stato fastidioso, a cagione delle mosche. Ma all'andata la bruma era quasi fredda. E siamo passati attraverso il bosco fino a Tarteum. Signora, permettetemi di ritirarmi. So perché siete di cattivo umore. Perché sono andata a cavallo. Non ho
nessuna ragione di essere di cattivo umore. Soltanto sono seccato che vi mostriate con quella banda di scapestrati. Costù? Floriac e Filò una banda di scapestrati? Ma poveri vecchi! Il conte di Costù non ha ancora 60 anni e il suo contegno con le donne è ignobile. Ma pensate a quel che possono immaginare i contadini che vi vedono correre per i boschi seguita da tutti quegli uomini. Vi prego, signor Couture. Mi sembra che abusiate. Perdonatemi. Mi lascio trascinare dal mio zelo. Ma so benissimo che voi siete al di sopra di ogni sospetto, che siete molto distaccata da queste miserie. Distaccata? Che cosa volete dire? Voglio dire che voi non siete molto... molto, come posso dire, molto sensibile. Siete strano, signor Couture. Chi vi dice che io sia tanto distaccato? No, in quanto a questo sono tranquillo. Per grazia di Dio, mi avete detto più volte che voi avete orrore. Orrore di che? Voi mi capite? No, no, non vi capisco. Amavate vostro marito? E tuttavia il dovere coniugale era per voi un dovere nel senso più stretto della parola. Ma voi mi offendete. Che strano bisogno avete di tornare sempre su questo argomento. Perdonatemi se insisto, ma io non l'ho sognato. Voi non avete fatto altro che subire. Vi proibisco di aggiungere una sola parola. E cercate di dimenticare le confidenze che in fondo non sono stata io a farvi, ma che voi mi avete strappato. Ma... sì, me le avete carpite. Soltanto perché voi qui eravate la sola creatura umana davanti alla quale io potessi aprir bocca. Per me siete così in alto. E vi ripeto che voi mi mettete troppo in alto. E che vi fate delle singolari illusioni sul mio conto. Non sono che una povera donna, signor Couture. E se non mi dovessi occupare di questa grande tenuta, di questa casa, se non avessi dei figli, credo che in certi momenti la solitudine mi opprimerebbe. No, no. Voi sapete di non essere sola. È vero, sono un'ingrata. C'è Dio. Sì, c'è Dio. Ahimè, signor Couture, purtroppo io sono una donna alla quale Dio non basta. Credetemi, poche sono le donne alle quali Dio basti. Forse non v'è nessuno al quale Dio basti. Non vi scandalizzo, spero. Mi stupite un po', lo confesso. Forse mi sono spiegato male. Credo, se preferite, che si debba essere in due per potersi elevare fino a lui e che non lo si possa tenere che attraverso il cuore d'una creatura amata e che ci ami. Voi mi insegnate uno strano catechismo. Per molte donne, la strada più breve che conduce alla perfezione è la tenerezza. Ciò non vuol dire che ci si debba abbandonare agli istinti. Ve l'hanno insegnato a seminario, questo? Mi piace che mi ricordiate che sono stato seminarista. Lo fate apposta. Non c'è da vergognarsi di essere stati al seminario. Voi sapete che non ci sono stato a lungo e che dopo 6 mesi presi il largo. Ah, guarda, credevo che fossero stati i vostri superiori a mandarvi via. Non sarei andato via lo stesso, ve lo giuro. Il loro odio non ha fatto che venire incontro al mio desiderio. Andiamo, signor Couture. Non si sono dati pace finché non vi hanno trovato un posto. Ricordate, siete venuto qui raccomandato da loro. Non si volevano sbarazzare di me ad ogni costo. Li conosco bene. D'altronde, se non hanno esitato a mettere un giovane della mia età vicino a una vedova ancora giovane, vuol dire che avevano una gran fretta di vedermi andar via. No, signor Couture, non vi hanno creduto così pericoloso. Ecco, ve lo giuro, un'idea che non sarebbe venuta a nessuno. Ah già, certo. Capisco quel che volete dire. Noi apparteniamo a due mondi diversi, a due pianeti diversi. Nessun incontro è possibile fra noi, non è nemmeno da immaginarlo. E poi è il mio aspetto, non è vero? Il mio aspetto sgraziato. Ah, il vostro aspetto non c'entra. Non è necessario essere belli per essere amati. Naturalmente, signor Couture. A pensarci bene... ammetto che la vostra presenza qui avrebbe potuto provocare qualche diceria. Ricordo ora che questa era l'opinione del signor curato. L'anno del vostro arrivo qui, egli aveva molto insistito perché io mi disfacessi di voi. Ah, sì? Mm-mm. Non lo sapevo. E voi avete resistito. A ciò nonostante mi avete tenuto. Siete stata brava. E conosco il signor curato. Quando vuole qualcosa, quello...
Voi non siete uno al quale si possa rinunciare facilmente, signor Couture. Oh, signora, queste parole mi commuovono. Ora ve lo posso confessare. Voi rappresentavate per me una fortuna inaudita. Immaginate se sia facile trovare un precettore che sia buon latinista e che consenta a relegarsi in campagna per tutto l'anno, eh? Anche il signor curato ha finito per convenire che bisognava passare sopra alla vostra età e al vostro carattere un po' scontroso. Non è vero. Cosa? Non è vero? No, non soltanto perché vi era difficile trovare un altro precettore. Non perché io sia un buon latinista, voi mi avete tenuto. Ovunque sono stato, le donne si sono rivolte a me. Ecco, alla scuola di Guillen, dove per qualche settimana prima di venire qui ho sostituito il professore di filosofia. Le mamme dei miei allievi cercavano ogni pretesto per parlarmi. Sì, e ne ho salvata più d'una. Quante volte ho udito queste parole? Per cagion vostra ho lasciato il mio amante. Mi dispiace, signor Couture, ma io non ho proprio nessuno da sacrificarvi. Nessuno. Voi non mi volete capire. Io non ho chiesto mai nessun sacrificio per me stesso. Vero? Non avete notato che la signorina aveva gli occhi rossi? A quale proposito mi parlate della signorina? Voi non ascoltate mai quel che vi dico. Non è possibile conversare con voi. Ma sì, signor Couture, vi ascolto. Non ho più voglia di parlare. La signorina. Oh, ecco l'automobile. Non voglio che l'inglese mi trovi vestita così. Vado a cambiarmi. Anche per il primo venuto. Sia pure un ragazzo, voi vi preoccupate di piacere, di essere seducente. Non pretenderete che resti tutto il giorno vestita da amazzone. Signora, è arrivata l'automobile. Ah, sì. Vado a cambiarmi, occupatevi dell'inglese. Fategli vedere la sua camera. Forse vorrà prendere qualche cosa. Sì, ho già fatto preparare uno spuntino. È l'automobile per essere il villaggio, l'abbiamo udita. E credi che vorrà giocare a tennis con una chiappa come te, poveretta? Oh, hai detto niente, un inglese. Se è gentile, certo giocherà con Anna. Forse è gentile. Agli inglesi non piacciono le ragazze, l'ha detto la signorina. Non ho mai detto questo. Credi che abbia già i calzoni lunghi? A 15 anni non porterà mica ancora le sottanine. Uffa. Fate silenzio e chiudete la porta. Fate entrare tutto il caldo. Un momento, l'inglese è già qui. Buongiorno. Voi avete accompagnato il giovane Fanning? Credevamo che sarebbe arrivato solo. Il giovane Fanning? Sono io. Voi? Come state? Suppongo che siate il tutore. Voglio dire, il precettore con il quale mi devo esercitare. Signore, io non mi sono mai occupato degli adulti. Non capisco. Vogliate scusare il nostro stupore? Abbiamo mandato in Inghilterra un ragazzo di 15 anni e contavamo di ricevere in cambio un inglese della stessa età. Ah, sì, capisco. Scusatemi. Ho 20 anni, ma ne dimostro di più. E la signora Bartan non aveva parlato, credo, di un limite di età. Oh, no, nessun limite. Ma d'altronde questo non ha importanza. E poi, quando si cambia un giovane francese con un giovane inglese, bisogna aspettarsi a guadagnare sul peso. Comunque, signore, mi stupisce che siate venuto qui per imparare la nostra lingua. Voi la parlate perfettamente. Sono molto lusingato di sentirvelo dire. Anzi, temo che la sciupiate. La gente qui ha un accento, una pronuncia terribile. Ah sì, lo so. Ma appunto, ho voluto combattere quel che mi resta di accento inglese con una punta di accento guascone. Sì, così. Come voi mettete l'aglio nel cosciotto di Montone. Avete scelto la nostra guascogna perché vi si parla male? Eh già. Vi sembrerò eccentrico, eh? Mi sembra già di sentirvi dire: ah, questi inglesi. Non mi permetto di giudicare le persone così in fretta. L'ho offeso. Comincio male, sono desolato. Ma lui anche non è stato molto gentile. Vogliate scusarlo? Ha un animo molto elevato. Bisogna conoscerlo. Non cambia nulla conoscerlo. Come sono allegri. Questo è Giovanni, eh? E questa è la piccola Anna. Invece di dire delle sciocchezze e delle impertinenze, accompagnate il signor Fanning a vedere la sua camera. Oh, e quella più grande è Emanuela. Ah, ora sono io che mi stupisco. Non mi aspettavo di trovar qui una signorina. Oh, è una vecchia, ha 17 anni. La signora Bartà, vostra madre, va bene? Grazie, signore. Sarà qui fra poco. Volete prendere qualcosa? No, grazie, aspetterò l'ora della colazione. Permettete? Vorrei fare un bagno, una doccia. E spero che ci sia dell'acqua calda. L'acqua fredda non mi fa paura. Venga con noi. Le facciamo vedere la stanza. Prego. Deve essere il ragazzo col quale lei giocava a palla mazza l'anno scorso a Font-Romain. Quale ragazzo? Sapete, quello che le ha mandato delle cartoline durante parecchie settimane. Io non ho nessuna ragione per sorvegliare la sua posta. No, ora
Ora ricordo che quel tipo di Font Romain era un argentino. Tranquillizzatevi. 2 mesi fa la signora non supponeva nemmeno l'esistenza di questo Fanning. E io vi dico che l'ha già conosciuto questo ragazzo. Ma dove? Come se lei potesse conoscere qualcuno senza che voi lo sappiate. Ma prova che lei lo può. Mi siete montata la testa. Ella si è presa gioco di noi. Chi è che si prende gioco di voi? L'abbiamo visto, il piccolo Fanning. Ebbene? Avreste dovuto prepararci. Prepararvi a che cosa? Il signor Couture si aspettava come noi di veder giungere un collegiale, invece è un adolescente. Sì, un adolescente di 20 anni e che ne dimostra 25. Ma no, tutt'al più 22. Voi quando la finirete di contraddirmi? Mamma, ci ha regalato una scatola di cioccolatini. E poi zucchero d'orzo allo zenzero. Sembra che bruci la bocca. È molto gentile. Lasciate qui le scatole, le aprirete dopo colazione. Non vi allontanate e non sudate, è quasi mezzogiorno. È presto! Uffa, non mi ha ancora suonato! 20 anni, come se a 20 anni non si fosse già un uomo. Sì, è fastidioso. Io ho creduto che fosse naturale in un accordo del genere che ci si scambiasse dei ragazzi della stessa età. Ma che cosa si può fare? Avere una spiegazione con lui. Se è in buona fede, comprenderà il malinteso e ripartirà per la sua isola. Siete strano, signor Couture. Perché questo ragazzo dovrebbe essere in mala fede? Parla troppo bene la nostra lingua. La sua presenza qui non mi sembra chiara. Siete sicura di non averlo mai incontrato? E come posso saperlo? Ve lo dirò quando l'avrò visto. Comincio a credere che voi in questo intrigo non c'entriate. Mio povero amico, di che cosa mi avete sospettata? Quando si tratta di voi sono subito inquieto, sensibile alla più piccola minaccia. Come se fossi responsabile, e lo sono infatti. Vi sento affidata a me, alla lettera. Ne sono commossa. Ma non vi sembra di esagerare il pericolo? No, il mio istinto è infallibile. Il vostro istinto di cane da guardia? Voi vi sbarazzerete di questo intruso. E subito, senza aspettare domani, non è vero? Dimenticate che Bertrando si è già installato in casa di questo Fanning. Troveremo un altro accomodamento per Bertrando. Credete che sia una cosa facile? Abbiamo cercato per settimane e settimane. Esigo che questo affare sia risolto questa sera al più tardi. Esigete? Perdonatemi. Sono trascinato dal mio zelo. Ma non capite che se quest'uomo vive qui, vicino a una donna sola, una vedova, noi non possiamo prevedere le conseguenze di un tale scandalo. È dunque tanto bello. A chi vi ha detto che è bello? Ha una faccia volgare, naturalmente. Gli avete parlato? No, non ancora. Quando? In questi 3 giorni non ha perduto il suo tempo. Si è già accattivati i ragazzi con i mezzi più bassi. Esagerate. La spiegazione potrebbe avvenire stasera stessa, mentre farete il giro del parco. Non saremo soli. Potreste appartarvi un momento con lui. Vi consiglio di essere asciutta, categorica, perché capisca che la vostra decisione è irrevocabile. Non sarà tanto facile. Alla fine quel giovanotto non merita nessun rimprovero. A meno che non sia un delitto avere 20 anni e mostrarne qualcuno di più. Voi tentennate di già. Vi intenerite. Ma che cosa pensate? La presenza di quel giovanotto, vi assicuro. Ma ci tengo molto a non urtarlo. Cercate già delle ragioni. Badate. Eccolo. Scusatemi se vi ho fatto aspettare. Non riuscivo a trovare questa sciarpa. Emanuela! Rientra, cara! Oh, mamma, vorrei fare il giro del parco col signor Fanning! No, oggi hai tossito e temo che l'umidità della notte ti faccia male. Oh, mamma, lasciate che venga. Andiamo, ubbidisci. Vi domando scusa, mamma. Vi terrò io compagnia. Non ho paura di restare da sola. Avete tutto quello che occorre nella vostra camera? Se potessi avere un sifone e del ghiaccio. Vi farò portare il ghiaccio quando salirete in camera vostra. E da domani avrete il sifone. C'è già del cognac. Aspetto una cassa di whisky. Questi inglesi, tutti ubriaconi, col loro whisky. Non uscite, Emanuela? La mamma non vuole, per via del mio raffreddore. Che cosa leggete? Rileggo David Copperfield, per la 10ª volta. E lo so quasi a memoria. Non ho che da aprire il libro a caso. Sarebbe ora che faceste delle letture più serie. E credo anch'io, signor Couture.
Posso darvi qualche consiglio? Siete molto gentile. Il signor curato mi presta qualche libro. Il signor curato? È un uomo eccellente, ma un po' semplice. Oh, per me non è punto semplice. Diffidate, mia piccola Emanuela. Voi vi credete umile, ma esiste una falsa umiltà. Le virtù sono come i funghi, ve ne sono di velenosi che imitano tanto da confonderli quelli buoni. È proprio vero. Sono orgogliosa. Non dico che siate orgogliosa, ma forse nel vostro caso v'è un po' d'affettazione. Può darsi, signor Couture. V'è dispiaciuto che v'abbia detto questo? E perché? Bisogna che vi confessi, Emanuela, che vi ammiro. Ammirare me? A questo poi? D'anime io me ne intendo e vedo che la vostra è squisita. Un dono per questo, una grazia se preferite. Io vedo la vostra anima così nitidamente come vedo il vostro collo, la vostra piccola spalla rotonda sotto la sua collarina. Ho un'anima qualunque, signor Couture. Voi potreste andare molto lontano, mia piccola Emanuela, se accettaste i miei consigli. Molto lontano, molto in alto. Oh, sarebbe troppo lontano, troppo in alto per me. Il signor curato mi dice: restate quel che siete, una bambina. E dice che è questo quello che il buon Dio vuole da me. La volontà di Dio non appare così chiaramente come crede quel brav'uomo. Mi sembrerò di nuovo orgogliosa, signor Couture, ma credo di sapere, anche nelle più piccole circostanze della mia giornata, ciò che debba fare perché Dio sia sempre contento di me. Questo non vuol dire che io lo faccia sempre, e nemmeno molto spesso. Chi vi dice che in ciò non vi sia una qualche illusione? E poi voi crescete, mia piccola Emanuela, crescete molto. Avete 17 anni compiuti, 17 anni. Tutto diventa più complicato. Non siete più una bambina, basta guardarvi. Verrà il momento in cui la voce divina tacerà. Sarà coperta da altre voci. Già adesso, forse, in certe ore, non provate un'inquietudine, un turbamento? No. A proposito di che? Di tutto e di nulla, che so, il desiderio di confidarvi, per esempio, di notte, quando non dormite, il desiderio di non essere sola. Non sono mai sola. D'accordo, ma una madre, i fratelli, le sorelle non saranno sempre sufficienti. Anche quando non v'è nessuno, ho sempre qualcuno con me. Vi comprendo, ma il mio dovere è di avvertirvi, ciò non durerà sempre. In una bella notte come questa, non vorreste che questa presenza prendesse la forma di un altro essere che abbia un volto, uno sguardo? Conosco questo volto. Ho una grande devozione per il volto santo. Siete una bambina. Una scioccherella. Non dico questo. Tuttavia, signor Couture, vi sono delle cose che comprendo benissimo. Quali cose? Per esempio, mi sono accorta che la signorina non è felice. Non vi preoccupate per la signorina. Come si fa a non essere preoccupati per una persona che si ama e che soffre? Comunque, voi non ci potete far nulla. Parliamo d'altro, eh? Io no. Ma voi potreste molto. Voi, signor Couture. Oh, ma questo è inaudito. Di che cosa vi mischiate voi? Voi siete aspro con lei, spietato. È il colmo. Vi permettete di farmi la morale, a me, e su un tale argomento. Preferisco riderne. Se insisto, è perché conosco la signorina. In passato, per molto tempo, soffriva. Ma io ero al suo fianco, capite? Da qualche settimana invece si allontana, come se... La sola vostra scusa è che non intravedete nemmeno lontanamente, che è nella misura nella quale serve il rispetto di me stesso, il pentimento dei miei sentimenti verso Dio e verso quella disgraziata, che io la faccio soffrire. Io non ho l'esperienza di queste cose, ma non possiamo salvare dalla disperazione una creatura che ci ama, pur restando nella grazia di Dio, pur restando uniti strettamente a Dio. È orribile odiare, torturare un'anima che non ha commesso altro delitto che di volerci bene. Non una parola di più, per favore. E dai, smettila! Guarda tu, ragazzi, uomini, state calmi. Dov'è la signora? È restata col signor Fenning. Hanno detto che la notte è troppo bella per tornare a casa così presto. L'avete lasciati soli? Siete pazza! L'avete fatta apposta? La signora mi ha ordinato di ricondurre i ragazzi. È l'ora in cui essi vanno a dormire. Emanuela si occuperà di loro. Cercate di ritrovare la signora e quell'individuo, presto. Sono andati verso il mulino.
Come faccio a raggiungerli? Signorina, verrete a rincalzarmi le lenzuola? Sì, sì, salite, presto. Direte alla mamma di venirci a dare un bacio. E ditele anche che non ci addormenteremo finché anche lei non sarà salita. Emanuela, fate dir loro le preghiere. Sì, signorina. Buonanotte, signorina. Buonanotte, cara. Ti ordino di raggiungerli. E subito. È come se perdeste sangue. Guardatevi allo specchio. Io? Ma voi avete delle allucinazioni, povera ragazza. Sono inquieto, questo sì. Ma dove saranno in questo momento? Volete saperlo? Erano seduti l'uno accanto all'altra. Sì, vicini, molto. Sulla panca della vecchia quercia. Ma... No, no, è inutile andare. Non li trovereste più, perché nel momento in cui li ho lasciati, si stavano incamminando di nuovo. Per tornare possono prendere parecchie strade. Dubito che prenderanno la più breve. Uccidete, vi odio. Mi odiate? Allora che il vostro odio si rassicuri. La vostra sofferenza non riesce a consolarmi. Non sapete di che cosa parlate. Se soffro è perché amo quell'anima violentemente. Quell'anima? Diamo. Qual è quella intorno alla quale non vi siete aggirato qui? Domani uno di noi due lascerà questa casa. Non passerò una notte di più sotto lo stesso tetto con voi. No, no, Biagio, abbiate pietà. Sono una povera pazza. Dimenticate quello che ho detto. Voi non potete capire quel che significhi per me questa minaccia di non vedervi più. Mi odiate, è vero. Ma vi vedo. Essere odiato da colui che si ama. Capite che cosa voglio dire? E tuttavia lo sopporto, perché vivo nella vostra ombra. E poi non vi perdo mai di vista, lei e te. Vi sorveglio. Se mi fai cacciare... Oh, se mi fai cacciare. Ah, eccoli infine. Come camminano lentamente. La fa ridere. Perché avete spento? Saprò finalmente che cosa è venuto a fare quest'uomo. Ma Don Biagio, no, è indegno di voi. È un tradimento. Siete voi che mi tradite. Se dite una sola parola, soffratemi per il respiro. E forse potrò così dimenticare i vostri oltraggi. Andiamo, su, nascondiamoci là dietro, andiamo! Io vedo tutto al primo colpo. Subito? Sì, al primo colpo d'occhio. Come se fosse francese. Certo. Allora, voi sapete certo che cosa io tenti di dirvi da quando abbiamo cominciato la nostra passeggiata. Non è difficile indovinarlo. Come dite voi? Ecco, la prendete alla larga. Sì, perché ho paura di urtarvi. Mi urterei se foste voi a desiderare la mia partenza. E chi vi dice che io non la desideri? No, signora. Voi non la desiderate. Credevo che la fatuità fosse un difetto dei giovanotti del nostro paese. Non mi avete compreso. Voglio dire che qualcuno esige che io me ne vada. Ma questo qualcuno non siete voi. Sappiate che all'infuori di me nessuno qui ha il diritto di esigere qualche cosa. È davvero? Salvo il precettore, che in questo momento deve essere verde di bile in qualche angolo della casa. Signor Fanning, io non dovrei nemmeno rispondere alle vostre insinuazioni. Ma l'impertinenza di un ragazzo della vostra età non mi tocca. No, non sono impertinente, dico la verità. Non alzate la voce. I ragazzi dormono. Eh? Se sapeste quanto mi piace questa casa colma di sonno infantile. Ascoltatemi. Bisogna che voi vi rendiate conto. 8 anni fa... m'hanno riportato mio marito. Una caduta da cavallo. Il suo piede era restato preso nella staffa. Ed è stato trascinato. È accaduto anche a me una volta. La sua testa ha urtato contro un pino. Oh, signora. È morto sul colpo. Aveva perduto i sensi. I medici credono che non abbia sofferto. Avete il suo ritratto? Sì. Sì, eccola, nell'album. Eccolo. Questa è la fotografia di Bertrando. La loro somiglianza è straordinaria, non è vero? Come sono belli, tutti e due. Sì, era molto bello. E devo dire che Bertrando, non perché sia mio figlio, io mi sono trovata sola qui, dove non si vede nessuno.
salvo qualche piccolo gentiluomo di campagna, qualche proprietario, soltanto dei vecchi. I giovani naturalmente se ne vanno. Non passa mai nessuno. Queste strade non conducono a nessun luogo. E non vi resta più nessuno della vostra famiglia? Soltanto una sorella che abita a Basà. Però ci siamo bisticciate quando si è trattato della divisione dopo la morte di mio padre. Temo che non ci rivedremo più. E mia suocera vive a Bordeaux, in un convento dove è pensionante. Non mi ha mai perdonato di aver sposato suo figlio. Le porto i ragazzi ogni 2 o 3 mesi. Ma ha giurato che non rimetterà mai più il piede qui. La vostra solitudine è più grande di quello che immaginassi. Fortunatamente sono stata salvata dalle responsabilità che ho dovuto assumermi. Abbiamo quasi 6.000 ettari di terreno. È una bella proprietà. Sì, veramente magnifica. Ve la farò visitare a cavallo. Sono luoghi magnifici per cavalcare. Chilometri e chilometri di sabbia. Ma pensate alla solitudine. La sera, quando i ragazzi sono andati a dormire. Questo silenzio della landa. Sì. E il precettore era qui. No, odio i malintesi. Non ho nulla da nascondervi. Il precettore dei miei figlioli era un povero ragazzo nutrito per carità nel piccolo seminario. L'ho accolto 7 anni fa in casa mia, in seguito alle vive raccomandazioni dei suoi superiori, che non sapevano che cosa fare di lui. Io cercavo qualcuno per Bertrando, che era appena guarito dalla sua pleurite e che aveva bisogno di stare in campagna, e ho preso lui. Ma deve avere un suo fascino particolare. Da quello che posso giudicare, è riuscito a piacere alla signorina. Ma cosa dite mai? La signorina è la signorina. Sì, d'altronde è vero. Possiede un certo fascino. Ma allo stesso modo delle streghe, che pure esse un certo potere l'hanno. Ah, no, poi no, no, non parliamo più di lui. Parliamo di voi, signor Fanning. Allora, ho 20 anni, non sono uno stregone e mi preparo per il concorso al Ministero degli Esteri. Ecco tutta la mia storia. 20 anni? Da 2 mesi. 20 anni. È l'ora di andare a dormire. Poi comincio a sentire l'umidità. Restiamo ancora un po'. Ecco. Prendete la mia sciarpa. Sarete voi ad avere freddo? Ho molto caldo ora. Brucio. Toccate la mia mano. Ha un buon profumo la vostra sciarpa. Di che cosa sono fatti certi minuti nei quali non accade nulla di straordinario? E tuttavia sappiamo che sono impareggiabili. La luna declina. Non vi vedo quasi più. Sono qui. E tocco il vostro braccio. No. No, la vostra mano. No. E quel segreto che dovevate confidarmi? Quale segreto? Non ricordate? Quello della vostra venuta qui. Voglio che me lo diciate prima di andare a dormire. Era per incuriosirvi. Nessun segreto. Almeno quello che vorrei dirvi non riuscirei ad esprimerlo. Voi sapete che mio padre è diplomatico. È stato lungamente a Madrid. E le continue traversate della Francia quando ero ragazzo hanno lasciato in me un ricordo profondo. Durante quei viaggi notturni guardavo attraverso i vetri dello scompartimento le vostre province addormentate. Avrei voluto essere il demonio Asmodeo, sapete? Quello che scoperchi alle case. Nulla mi è sembrato mai tanto misterioso quanto una vecchia casa del vostro paese. Porte ed imposte chiuse sotto le stelle. Immaginavo drammi sconosciuti, delle passioni funeste, segrete. Mi sono sempre ripromesso di introdurmi in una di tali case. Non avete fortuna, signor Fanning. Se Asmodeo sollevasse il tetto di questa casa, resterebbe molto deluso, povero diavolo. No, il destino vi ha aperto le porte di una casa senza storia, nella quale non è accaduto mai nulla, dove non accade nulla. Ah, ma chi è? Signorina? E che cosa accade? Il signor Couture è svenuto. Ah, cosa? Signor Fanning, aiutatemi a portarlo nella sua camera. Thank you.
Fate presto, signor Fenning, così andiamo a mettere le bilance nel ruscello. Le bilance? Come sarebbe a dire le bilance? Sì, per pescare i gamberi. Sono delle piccole reti nelle quali si mette l'esca. L'esca è un pezzetto di vecchia testa di montone. Una vecchia testa di montone innaffiata con essenza di basilico. Ai gamberi piace molto. Siete dei piccoli sporcaccioni. Emanuela non è ancora scesa? Non lo so, non ho ancora visto. Ah, sono scesa da un pezzo. Se aveste visto la nebbia stamane, c'era un presentimento d'autunno. Siete sempre la prima ad essere in piedi. Sì, signor Fenning. È perché vado alla messa delle 7. Emanuela, ma avevate promesso di chiamarmi Enrico. Ah, ecco il postino. Il postino. Il postino, andiamo, dai. Buongiorno, signor Fenning. Signorina. Come sta il signor Couture stamattina? Ha passato una notte agitata, ma ora si sente molto meglio. E io faccio colazione in fretta, per non far attendere i ragazzi. Oh, ma Enrico! E fate pure con comodo! Grazie! Che cosa c'è, signorina? Che cos'è che non va, signorina cara? Nulla, nulla. Un po' di stanchezza. Questa notte non ho dormito. Se sapeste come mi dispiace di non poter far nulla. Ah, se non fossi così cattiva, Dio avrebbe esaudito le preghiere che ogni mattina faccio per voi. Emanuela, piccola cara, com'è strano che voi mi amiate. Perché strano? Voi non sapete chi io sia, Emanuela. Non potete saperlo. E se vi dicessi che leggo nel vostro cuore? Non vi crederei. E chi dunque mi avrebbe insegnato che cosa sia la disperazione, se non leggessi nel vostro cuore? È vero, Emanuela. In certi momenti ho desiderato la morte con tale intensità che veramente fra lei e me non verrà più nulla. Lo sapevo. In quei momenti, all'ultimo minuto, arrivate voi. Non vi vedo. E tuttavia so che mi siete vicina. Così piccina eppure tanto potente. Oh, signorina, non sono io. Siete voi e non siete voi. Non c'è che una lettera dall'Inghilterra. Ma non è per il signor Fenning, è per la mamma e la calligrafia di Bertrando. Presto, portiamo la lettera alla mamma. Ah, signorina, quella piccola Emanuela. A me le ragazze non piacciono. E lo confesso a mia vergogna, mi annoiano mortalmente. Ma quella... Oh, sì, quella... E non direi che sia bella. No, non è affatto bella. È come dire, illuminata dal di dentro. Piena di luce, di una luce nascosta. Non ho forse scambiato 10 parole con lei e tuttavia so chi è. È una di quelle creature la cui presenza ci rende la fede. In tutte quelle cose nelle quali immaginavamo di non credere più. Io ho molta simpatia per voi, signor Fenning. Eh? Davvero, molta. E allora dovete fare quello che vi chiederò. È molto difficile. No. Si tratta di accordare al signor Couture un breve colloquio. Se desidera parlarvi, sì, al più presto possibile. E a quale scopo? Non me l'ha detto. Davvero? Ma credo che voi lo immaginiate. Ma se pensa di rigirarmi a modo suo... Oh, signor Fenning! Non vi montate la testa senza sapere. Quando viene giù? Da un momento all'altro, appena i ragazzi saranno andati via. Allora, signor Fenning, siete pronto? Andate avanti, devo scrivere 2 righe. Oh no, signor Fenning, venite con noi. Fra un quarto d'ora sarò con voi. Non più di un quarto d'ora, però. Tagliate per il prato. D'accordo. Vi lascio. Il signor Couture sarà qui a momenti. Siate buono e paziente. Sarò corretto. Grazie, signor Fenning, di avermi concesso questo colloquio. Non v'è ragione di ringraziarmi. È una cosa tanto naturale. Ho qualche cosa da domandarvi a proposito dell'incidente di ieri sera. Mm. Oh, non è una cosa facile a dirsi. Insomma, ecco, non vorrei che mi credeste capace ad ascoltare dietro le porte. Ma non vi credo affatto capace di ciò. So bene che una volta non costituisce un'abitudine. No, nemmeno una volta, signor Fenning. Vado soggetto a questi stordimenti, nulla di grave. Negli istanti che li precedono mi è difficile muovermi, di manifestare in qualche modo la mia presenza. Deve essere veramente molto penoso. Sì, abbastanza. Se ieri sera ho udito qualcuna delle parole che avete scambiato con la signora, vi giuro
che ciò non avvenne di proposito. Sono felice di saperlo, signor Couture. E spero che in voi non ci sia alcun risentimento. Se sono stato un po' sgarbato con voi. Lo dimenticherò. L'ho già dimenticato. A condizione che voi non crediate che abbia l'abitudine di ascoltare alle porte. No, non ne ho più nemmeno l'ombra di un sospetto. Veramente? Veramente. Grazie. Voi mi togliete un gran peso. Partirò più tranquillo. Come? Partite? Sì, signor Fanning. Lascio questa casa. Realmente? Ciò vi fa ridere. Non rido perché questa volta, scusatemi, ma non me la date a intendere. Naturalmente. Dopo quel che la signora vi ha raccontato, voi credete che io ci tenga molto a questo posto. Tuttavia, non più tardi di stasera, sarò lontano. E al momento dei saluti vedrete chi avrà l'aria più contrariata, se io o la signora. Lasciamo da parte la signora De Bartà. Parlerò di lei quanto mi piace. Lei ha avuto ritegno nel parlare di me ieri sera. Ma no, 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 scusatemi. Mi lascio trascinare, sono violento per natura. E poi ho un peso qui sul cuore. Sì? Voi sapete che cosa sia la signora per me. Che cosa sono per lei, lo sapete. Se la lascio non è per vendicarmi, credetelo. No, è per debolezza. Per debolezza? Non ho la forza di assistere a certe cose che stanno per accadere in questa casa. Mi capite? No, non vi capisco. Quello che è cominciato fra voi due ieri sera. Ma nulla è cominciato, signor Couture. Che dite mai? Meno di nulla. Vi sembra che sia nulla. Ma voi non sapete che cosa voglia dire essersi imposto come scopo nella vita la salvezza d'una creatura. Essersi proposto il compito di salvaguardare, di difendere una giovane donna contro gli assalti e le imboscate del mondo. D'esservi riuscito durante parecchi anni. E di scoprire che in un istante il frutto di tanti sforzi, di lotte, di sofferenze, sta per essere distrutto. Mi aspettavo così poco che voi mi parlaste con tanta confidenza. Ma la vostra sollecitudine per la signora De Bartà mi mette fuori strada, vi assicuro. Perché cercare così lontano? Io sono un ragazzo inglese che viene a passare 6 settimane in Francia per correggere la sua pronuncia. No. Ricordatevi delle vostre confidenze di ieri sera. Voi siete venuto a partecipare alla vita di una casa francese per scoprire i suoi segreti. È forse un delitto voler osservare da vicino una famiglia francese. Comunque, rassicuratevi. Fra 2 mesi sarò partito. Sì, fra 2 mesi. Ma per distruggere la pace di questa casa vi sono bastati 3 giorni. Ma come potete pensare una cosa simile? La signora De Bartà si ride di me. Siatene certi. Ma certo, certo. Voi non siete nulla per lei, io lo so. No, null'altro che un pretesto a un po' di tristezza, un po' di fantasticheria. La vostra sola presenza ha riaperto una porta che io credevo di aver chiusa per sempre e affluisce di nuovo in lei il rimpianto di ciò che avrebbe potuto essere, il desiderio di non perdere quel che le resta della giovinezza. A voi non sapete quel che avete fatto. Da quando sono qui non ho avuto un solo pensiero cattivo. Dovete credermi, signor Couture. Vi credo. E allora, che cosa temete? Siete un buon ragazzo. Ma siete anche un giovanotto di 20 anni. Ma non vi capisco, signor Couture. Un giovane di 20 anni è temibile per la sua grazia, per il turbamento che spande nei cuori. Voi non potete giudicare delle ferite che fa. Ah, ma come siete complicato! Se conosceste la mia vita... No, rassicuratevi. Non ho alcun delitto sulla coscienza. Ne siete sicuro? Sicurissimo. E tuttavia... immagino che nel vostro paese vivete fra la gente, che la vostra influenza è attraversata da molte altre, bilanciata. Qui essa agisce in un campo molto ristretto. Trova un terreno vergine, cuori impreparati che reagiscono con violenza. Ma voi sarete qui, signor Couture? Non vi ho già detto che parto stasera? No, non è possibile. Voi sapete che non mento. Vi ripeto che non è possibile. L'ho capito ieri sera, da tutte le sue confidenze.
La signora De Bartà non può fare a meno di lui. Sentirà la mia assenza più ancora di quanto essa immagini. Riempivo la sua vita al punto che non so come si abituerà a non vedermi più qui. Bisognerà starle molto vicino, signor Fanning. Proverò. D'altronde 6 settimane passano presto. La troverete tale quale l'avete lasciata. Se stasera esco da questa casa, non ne varcherò mai più la soglia. Me ne andrò senza voltarmi indietro. E oso dire senza rimpianto. Senza rimpianto. Ogni influenza estranea su un essere caro mi è odiosa. Intollerabile. Mi prendo un tale disgusto come se vedessi delle ditate su una pagina bianca. Pof, vorrei essere già partito. Oh, ma siete terribile, sapete! E se fossi io ad andarmene? Voi? No. No. Non voglio domandarvi questo sacrificio. So bene che vi peserebbe molto. Molto. Voi non immaginate quanto mi sia affezionato a tutti. Di già. Sì, di già. Vi sono famiglie che hanno un certo fascino, un mistero. Non so come dire. Ma lo provavo ieri sera con una tale forza. Vedete bene che è troppo tardi per separarvi da loro. No, sono capace di farlo. Ma dovrei trovare un pretesto. Ecco, potrei dire alla signora De Bartà che ho ricevuto un telegramma e che mio padre mi richiama. Ma i ragazzi ne soffrirebbero. Ed anche Emanuela. Ma perché tutto ciò? Voi sapete che farebbero di tutto per trattenervi e che all'ultimo momento cedereste. No, credo di amarli abbastanza per rinunciare a loro. Ecco, un parlare ammirevole. Ma non ho voluto dire una cosa ammirevole. Ed ecco un tratto che io comprendo che voi siete all'altezza di un tale sacrificio. Voi siete una persona come si deve. Molto come si deve. No, sono più debole di quanto immaginiate. Ed io so ora che siete risoluto. Sì, signor Couture. Allora non bisogna andare per le lunghe. D'accordo, signor Couture. Vi consiglio di nascondere la vostra partenza ai ragazzi. Di filare all'inglese. All'inglese? Sì, senza saluti. No, in quanto a questo non vi prometto nulla. Come preferite. Già, l'essenziale è che io sparisca. Ma perché indugiare, poiché avete deciso? C'è un treno stasera, alle 6. Bisogna tuttavia che io mi accomiati dalla signora De Bartà. E che prepari i miei bagagli. Avete tutta la giornata davanti a voi. E la signorina vi aiuterà. So che posso contare su di voi. Sì. Signor Couture. Si aggrapperanno a voi per trattenervi. Ma voi non cederete. Un giovane come voi, un giovane inglese, non ha che una parola, lo so. Ne sono sicuro. D'altronde, vi rivedrò prima che partiate. Se avete bisogno di un consiglio, se il mio aiuto vi è necessario, son qui. Resterò in camera mia. Ebbene, Enrico, che fate? Credevo vi foste perduto. Venite, presto. Verrei, Emanuela, ma devo fare i miei bagagli. Bagagli? Sì, parto. Per sempre? Per sempre. Non è possibile. Mi rimpiangerete? Oh, Enrico. Non avete ricevuto, spero, qualche cattiva notizia da casa vostra? No, mi hanno mandato un telegramma per un processo. E allora? Il signor Fanning è pronto? Oh, venite, sì o no? Il signor Fanning ci lascia. Come ci lascia? Per sempre. Ma che peccato, bisogna impedirlo. Che c'è? Il signor Fanning riparte per l'Inghilterra. No, perché? Un affare, un processo. No, signor Fanning, non partite, non partite. Vi chiuderemo a chiave. E la mamma lo sa? No. Lo immaginavo, vedrete che lei troverà il modo. Siete tanto cari. Sono molto commosso, veramente. Saremmo andati così bene, d'accordo. Ci saremmo tanto divertiti. Allora, ragazzi, cosa succede? Avete una tale aria da funerale? Signorina, sapete che il signor Fanning vuole lasciarci? Signorina, impediteglielo, ve ne supplico! È vero? Partite.
Immagino che il signor Couture vi abbia già dato la notizia, no? No, no, restate, signor Fanning! Io sono infastidita, signor Fanning. Andate a giocare. Non abbiamo più voglia di giocare. Siamo troppo tristi. Ebbene, c'è ancora mezz'ora prima di colazione. Andate a finire i vostri compiti e così sarete liberi nel pomeriggio. Buona idea, così potremo approfittare del signor Fanning fino all'ultimo minuto. Ecco, andate via. Su. Vieni con noi, Emanuela. Sì. Così mi aiuterai a finire la mia versione. Restate, signor Fanning. D'accordo, non partirete però. Lasciate il signor Fanning tranquillo, sa lui quello che deve fare. Sarete rimpianto da tutti qui. Ma io sola saprò quello che vi dobbiamo. Ah, signor Fanning, vi cercavo. Ho ricevuto stamane una lettera di Bertrando, ve la volevo mostrare. È molto felice in casa vostra. Bene. Mi parla di vostra madre. Non mi stupisce che sia buona e graziosa. Ma non avete una buona cena stamane, caro signore? Spero che quello che è accaduto ieri sera non vi abbia impedito di dormire. Non, nulla mi impedisce di dormire. Ah, ho capito. Un po' di nostalgia? No. È quando vi lascerò che avrò la nostalgia. Perché parlate già di quando non sarete più qui? L'agosto è appena cominciato e c'è ancora tutto settembre. Qui è la stagione più bella. Anche se partissi stasera vi porterei con me nel mio cuore. Siete molto gentili, Enrico. Tutti vi porterei. Anche Bertrando che non conosco. Ah, bene. È di tutta la famiglia che siete invaghito. Sì, i ragazzi, voi. Ciò non vi dispiace, spero. Perché mi dovrebbe dispiacere? Mi è sembrato che foste contrariata. Sono invece tanto contenta che i ragazzi vi piacciono. Vi affezionerete a loro ogni giorno di più. Qual è il vostro preferito? Non so. Forse Bertrando. È il più misterioso di tutti. Il più grave. Tranne Emanuela. Non vi so dire quanto mi piace Emanuela. A tutti piace. A me fa un po' paura. Vorrei che ogni tanto facesse qualcosa di un po' male. Ho l'impressione, come dire, che qualcuno ce l'abbia già presa. Ma fa bene, non è vero? Certo. Ma per noi esiste un'altra morte che minaccia le nostre fanciulle, quando sono troppo pure. Ma che cosa avete, signor Fanning? Cosa c'è? Mi dispiace talmente di dovervi lasciare. Ma voi avete ancora 2 mesi davanti a voi. No. No, parto oggi. Prendo il treno delle 6. Ma che cosa dite? Chi vi obbliga a partire oggi? Porto un tal disordine qui. È l'opinione del signor Couture e della signorina. Disordine? Quale disordine? Spero che non immaginiate... No, sarebbe troppo buffo. Oh, io non immagino nulla, signora. Ah, conosco bene il signor Couture. È capacissimo di avervi messo in mente che siete un personaggio pericoloso. Oh, non l'avrei creduto, non sono così sciocco. Ah, lo spero. Ma allora di quale disordine si tratta? È questo. Se il resto... Il signor Couture mi ha detto che partirà questa sera stessa. E per sempre. Questa sera stessa? E l'avete creduto? Ma lo credo ancora. Ragazzo mio, rassicuratevi. Non è ancora giunta l'ora in cui il signor Couture prenderà il largo. Sono anni che mi minaccia di ciò, non ci vado nemmeno più. Vi avverto che sembrava deciso. Davvero? Non ha mai acconsentito a prendere 8 giorni di riposo da quando è qui. Fuori di questa casa egli non respira. Ecco la verità. Tuttavia, se partisse... Vi ripeto che non partirà. Convenite che l'idea sola ti spaventa. Detesto le fantasie. Quello che non può accadere non mi interessa. A che bisogno avete della sua presenza? Ebbene, dite che mi sono innamorata del signor Couture. Oh, no, ma no, certo. Ma forse vi crea attorno un'atmosfera d'adorazione. Sì. Fuori dalla quale voi vi sentite soffocare. Io potrei benissimo... fare a meno di lui. Soltanto non ne farò mai l'esperienza. Non mi lascerà mai di sua iniziativa, ve lo giuro. Beh, se non avete altra ragione per lasciarci... Dimenticate che gli ho dato la mia parola. La vostra parola? Ma ve l'ha estorta. Lo conosco. Non c'è nessuno che sappia come lui montare la testa alle persone. Mio piccolo Enrico. Ma non vedete dunque che la vostra venuta è stata una fortuna per tutti? Voi creerete qui i più felici diversivi. A furia di vivere tutti con la testa sotto la stessa cuffia, finiamo per non vederci più chiaro. Siete stato un ingenuo a credere di dover partire. Non è soltanto per il signor Couture.
pensavo anche a me stesso. Non oso dirvi. Andiamo, mio piccolo Enrico. Ditemi tutto. Io mi affeziono terribilmente. Non è un male affezionarsi. Sì. E poi? Non bisogna mai pensare al poi. Beh, se resto, sarà una grave umiliazione per il signor Couture, no? Ne soffrirà. E che volete che me ne importi? Come siete dura. Soffrirà? E con ciò? Tutti soffrono. È proprio vero che siete crudele. Crudele? Io mi domando da chi Emanuela ha preso quella sua dolcezza. Ah, oh, anche lei è violenta. Non bisogna fidarsi. Avrete modo di accorgervene. Se resto. Resterete. Voi siete il mio figliolo per 2 mesi. Dovete obbedirmi. Sì, signora. C'è tempo a prendere il diretto alla Motta. Biagio, dove andate? Non lo so ancora. Ve lo scriverò. E io? Che cosa sarà di me? Aspettate le mie istruzioni. Dovrete tenermi al corrente di tutto quanto accade qui. Non vi vedrò più. State tranquilla. Mi rivedrete presto. Accendere il fuoco, signorina Emanuela? No, grazie, Firmino. Il sole è ancora caldo. Basterà accendere quando i cacciatori saranno tornati. È pronto, non occorre che un fiammifero. Aspetto il ritorno della signora e del signor Enrico per servire il tè. E non dimenticate il porto del signor Enrico. Gli piace il porto. In 2 mesi da che qui ne ha bevute di bottiglie, senza contare il suo whisky. Ma è la razza che lo richiede. E la signorina tornerà da Bordeaux prima dell'ora di pranzo? Certo, ma non sarà qui prima di sera. Doveva fare delle commissioni con i ragazzi e poi condurre Anna al suo convento e Giovanni al suo collegio. La casa sarà triste senza i ragazzi. Già, il silenzio non è già più lo stesso. Erano molto fastidiosi, come dicevamo in cucina, ma è molto più fastidioso non averli. La signora e il signor Enrico stanno già tornando. Sono proprio loro. Forse non c'è stato il passo dei palombacci. Avrebbero dovuto aspettare il tramonto. Vado intanto a prendere il porto per il signor Enrico. Una mattinata noiosa. Mi sembra che non siate molto portato per la caccia. Come tornate presto? I palombacci non passavano. C'era da morire dalla noia. Come? I palombacci non passavano? La verità è che è stato insopportabile. Sono un cacciatore io, non un angelo. E ci vuole una pazienza angelica per cacciare i vostri uccelli francesi. La colazione è il solo momento gradevole di questa caccia. Non siete gentile. Si direbbe che la mia compagnia non vi interessi molto. La vostra compagnia? Ma se non mi lasciavate aprir bocca? Tuttavia, Dio solo lo sa se avete parlato. E quando? Domattina potrete andare senza di me. Desidero alzarmi tardi. Cercherò di rassegnarmi. Già, ma a voi non piace andare sola, vi conosco. Mi ci vuole una compagnia. E se richiamasse il povero esule? Voi capite di chi parlo. Il povero esule volontario. Mio piccolo Enrico, dovreste essere l'ultimo a burlarvi del signor Couture. Dimenticate che se è partito la causa siete stato voi. Questo è troppo. Siete stato voi. Non parliamo più di lui. Vorrei sapere quello che la signorina gli sta raccontando in questo momento, in una cameretta di Bordeaux. Enrico, siete veramente troppo indiscreto. Vado a cambiare d'abito. Emanuela, sali con me. Ma io non ho nulla da fare, su. Resto con Enrico. Volete che usciamo? Dopo quelle ore di sosta camminerei fino a domattina. La farete stancare? Ti consiglio di non muoverti. Non hai fatto che correre tutta la mattina. Oh, non ho visitato che malati del borgo. Non è faticoso. Sarei così contenta di fare questa passeggiata. Allora aspettatemi. Giusto il tempo di mettermi un altro abito e sono qua. 5 minuti, siamo intesi, signora. Perché il sole declina presto adesso. E non avremo il tempo di uscire dal parco. Vengo subito.
Avete notato? Le donne della generazione di vostra madre bisogna sempre aspettarle. A voi io dico, usciamo! Ed eccovi in piedi. Siete sempre pronta. Enrico, non mi piace che parliate della mamma con poca cortesia. Sono certa che siete stato cattivo. Beh, sì, sono stato cattivo. Ma è stato più forte di me. E a quale proposito vi siete permesso? A proposito dei ragazzi. È stupefacente che abbia affidato alla signorina il compito di accompagnarli a Bordeaux, anziché essere lei. Voi sapete che cosa sia la signorina per noi e quanto i ragazzi l'amino. La mamma ha preferito salutarli qui. In parlatorio la separazione sarebbe stata più penosa. Via. Volete che ve la dica la vera ragione? Non ci ha voluto lasciare soli, io e voi. E quando anche? La mamma conosce la sua responsabilità. Forse non è bene che noi si resti sempre insieme senza sorveglianza. Comprendo benissimo che si preoccupi. Credete proprio che sia per questo? Certo. E perché altrimenti? È vero. Tuttavia non facciamo nulla di male. Voi, Enrico, voi non fate nulla di male. Ma io... Non mi capisco. A che cosa pensate? Penso che presto ci lascerete. Ah, sì. Sì, presto. Appena riceverò un telegramma di mio padre. L'attendete da un giorno all'altro? No, da un momento all'altro. Partirete. Non ho il coraggio di pensarci. No, non dite quel che non è. Può darsi che domani sera io non sia più qui. E questa passeggiata sarebbe stata forse l'ultima che avremmo potuto fare insieme. Noi due. E già che vostra madre non è ancora scesa. No, non sarebbe bene. Le abbiamo promesso di aspettarla. Ma la vostra impazienza le sembrerà naturale. Le spiegheremo dopo. Emanuela, vedo che anche voi ne morite dalla voglia. Può darsi. Ma forse non devo. Ho qualche cosa da dirvi. E qui in casa non posso. Se rifiutate di uscire sola con me, temo di non riuscire più a dirvela. E allora non ditela. Forse Dio non vuole che io la oda. Tuttavia è lui che ci ha dato il nostro amore. Enrico, abbiate pietà di me. Venite con me. Venite, cara. Mi fate aspettare? Dove sei? Emanuela? Enrico? Ma questo è troppo. Se non mi hanno attesa... Firmino? Ditemi, signora. Avete visto uscire la signorina Emanuela e il signor Enrico? Sì, signora. Sono andati verso il mulino. Cercherò di raggiungerli. E credo che la signora non vi riuscirà perché si divertivano a correre. Il signor Enrico aveva preso per mano la signorina. Bene. Buongiorno, signore. Ah, signor curato. Vi prego, non vi disturbate. Va bene, Firmino, grazie. Potete andare. Grazie, signore. Mi trovavo a passare e volevo dire una parola ad Emanuela. È uscita proprio ora. Posso riferirle io, signor curato? Volevo avvertirla che domattina ho alle 9 una messa nuziale, la figlia di Costà. Allora naturalmente non vi sarà messa alle 7, ma Emanuela può venire lo stesso per la Santa Comunione. Ah, signor curato, la vostra piccola Emanuela. Che c'è? Non la riconosco più. Cambia molto da un po' di tempo a questa parte. E non in meglio. Mi stupite. Mi sembra sempre la stessa. Ebbene, ciò prova che non vi dice tutto. Oltre gli errori che devo conoscere, Dio non esige che ella mi dica tutto. Certo vi ha nascosto che c'è un giovanotto nella sua vita. Il giovane inglese? Sì, lo so. Confesso, signor curato, che la vostra indifferenza mi stupisce. Se vi avessero predetto un mese fa che la vostra Emanuela si innamorasse... Ma signora, perché non volete che questa fanciulla di 17 anni abbia il cuore di una fanciulla di 17 anni? Perché? Perché sono anni che recita la parte della piccola santa. Scusate, signora, siete voi che mi stupite ora. Sono talmente irritata, talmente delusa. Pensate che se n'è andata verso il mulino con quel giovane senza attendermi. L'hanno fatto apposta. Non mi hanno voluta con loro. Sono soli. È quasi sera. E in ottobre fa presto buio. Certo, non dubito nulla di grave. No, certo. Ha l'aria di essere veramente un bravo ragazzo. E ciò non impedisce che abbia... un certo modo di prendervi la mano, di toccarvi il braccio. Insomma, signor curato, io vi domando. Siete sì o no il padre spirituale di mia figlia? E... se lo siete, non è vostro dovere di intervenire.
Con quella fanciulla il mio ufficio è più blando di quanto possiate immaginare, signora. È quasi nullo. Ho talmente paura di sostituirmi alla Grazia. Dopotutto, chissà se non era necessario che Emanuela conoscesse questo affetto. Allora, secondo voi, è effetto della Grazia se una ragazza che si comunica tutte le mattine se ne va a passeggiare al crepuscolo con un giovanotto? Signora, permettete al vostro pastore di dirvi che voi andate troppo oltre. Voi avete un debole per Emanuela. Ecco la verità. Tutto quello che ella fa è per voi ammirevole. Quando sarete sola, stasera, nella vostra camera, mettetevi in presenza di Dio e cercate di guardare in faccia il sentimento che va ispirato queste parole. Signor curato, io non provo nessun sentimento del quale debba arrossire. C'è qualcuno? Sì, è la signorina che torna da Bordeaux. Riprenderemo questa conversazione. Non voglio che possiate credere... Ebbene, signorina, i nostri piccoli collegiali sono stati coraggiosi? Non hanno quasi pianto. D'altronde sapevano che la mamma andrà a trovarli giovedì. E poi abbiamo fatto delle pazzie nei negozi. Cartelle, penne, matite colorate. E credo che abbiano ritrovato degli amici. So che c'è una piccola custù nella classe di Anna. I miei rispetti, signore. Buonasera, signor Curano. Arrivederci. Allora, avete visto il signor Couture? Gli avete dato la mia lettera, vi ha ricevuta? Più che ricevermi, mi ha seguita. Come? È venuto con voi? Sì, signore, è qui. L'ho portato con me in automobile. È qui? Scherzate. Non era forse questo il vostro desiderio? Non mi aspettavo un ritorno così brusco. Dov'è? Credo che sia andato direttamente in camera sua. Deve essere stato il signor curato a metterlo in fuga. Appena scorto quella vecchia sottana, sapete bene che non le ama molto. È qui. E vorrebbe vedervi al più presto possibile e sola. Pregatelo d'attendere per qualche momento. Sono troppo inquieta, vado a cercare Emanuela. Dov'è Emanuela? È con Enrico. Sono usciti già da mezz'ora. È strano, non è vero? Ne ho visti tanti di tali slanci di breve durata. Di queste false vocazioni dei 17 anni. Non è che un po' di caligine all'alba di una giornata calda. Ad ogni modo ci ha bravamente ingannati. Oh, povera figliuola, non fa nulla di male. Vostra madre non c'è? Forse è venuta a cercarci. No. Sarà salita in camera sua. Oh, non so andarvi. Temo i suoi rimproveri, il suo silenzio. Ma quanta importanza prendono le piccole cose per voi, mia cara? Non vi sono piccole cose. Ma non siete pentita d'essere uscita con me, eh? Oh, Enrico. Ma era così buio al ritorno. Beh, non era certo la notte splendente del mio arrivo. Stasera eravamo come perduti. Anche voi desideravate tornare a casa. Perché sentivo la vostra inquietudine. E soprattutto... perché non osavo fare il solo gesto al quale pensavamo tutti e due. No, non è vero. Se parto domani, io non vi avrò baciata e non vi avrò stretta contro il mio cuore. Non posso sopportare che siate triste. Ricordate, m'avete tenuta per mano, continuamente. L'avete avvicinata alle vostre labbra. Era una goccia d'acqua ed io morivo di sete. Povero Enrico. Voglio dirvi una cosa che vi sembrerà straordinaria. Durante tutta la passeggiata, io mi sono annoiato. Enrico, non siate crudele. Oh, cercate di capirmi. Coloro che s'amano senza darsi il più piccolo bacio hanno un bello stare l'uno vicino all'altra, ma uno spazio li separa, un abisso che nessuna parola può colmare e che è solo una carezza. Sarei stata così debole se aveste osato. Oh, oh, non me lo dite. Questa felicità mi basta. Essere al vostro fianco nell'ombra. Io ho bisogno di quest'ombra, cara. Venite. Io non posso più sostenere il vostro sguardo. Tanto vi amo. Venite. Solo un momento. Resteremo l'uno vicino all'altro, senza parlare. Solo un momento. Fa freddo. Sono senza mantello. Ma il mio è abbastanza grande per coprirci tutti e due. Venite. Emanuela? Prenderai freddo. Enrico mi ha dato un po' del suo soprabito. Ah, vi abbiamo cercata. Avremmo dovuto attendervi. È colpa mia. Voi sapete quanto io sia impaziente.
Pensavo che ci avreste raggiunto. Ed è per questo che siete andati via di corsa? Mamma, vi giuro che... Ma cara Emanuela, io non do nessuna importanza a questo piccolo incidente. Sento che siete in collera. Mi è dispiaciuto un po', ma è passato. Non ne parliamo più. Signora, ho il tempo di scrivere qualche lettera prima di pranzo? Sì, ma badate a non essere in ritardo. Scenderò al primo colpo di campana. Ah, dimenticavo. Il signor curato è venuto mentre non c'eri. Domani non vi sarà messa alle 7. Sì, lo so. C'è una messa nuziale. Ma se vuoi ti darà la comunione. Sì. Bisognerà che ti svegli più presto del solito, se vuoi confessarti. Non ho intenzione di confessarmi. Ah, credevo. Ma che cosa credete? Che cosa immaginate? Noi non facciamo nulla di male. Oppure, è dunque questo il male? Che cosa vuoi che ti risponda? Tu non mi dici più niente, ti nascondi a me. Oh, mamma, siete voi che avete l'aria di non amare più la vostra figliola. Se non ti amassi sarei tanto inquieta? Io che ti credevo immune dai trasporti di questo genere. Ma rifletti un po', Emanuela. Chi è quel giovanotto? Uno straniero, un protestante del quale non conosciamo la famiglia. Gente diversa da noi, certamente. È molto simpatico, d'accordo. Anche grazioso, lo riconosco. Nonostante la sua cattiva educazione, perché è molto maleducato. E ciò non impedisce piccola cara che appena sarà sul battello di ritorno ti avrà già dimenticata. No, mamma. Io ti do un dispiacere parlandoti in tal modo. Ma è mio dovere. No, mamma, nessun dispiacere. So che vi ingannate. Mia povera figliola. Hai dunque preso sul serio le frottole che dici a tutte le donne? A tutte le donne? Come lo sapete? Lo so. L'ho osservato. Conosco bene questa specie di giovanotti. Non possono vedere una donna senza gettarsi ai suoi piedi. Forse, non so. Ma Enrico, lui non ne ama che una sola. E saresti tu quella povera piccola? Sì. Mi ama. Per la durata delle vacanze? Per tutta la vita. Non mi dimenticherà mai. Riderei se tu non fossi mia figlia. E da che cosa ti viene questa bella certezza? Quel che egli prova lo sento anch'io, come se non avessimo che un solo cuore. Ma mia cara, se è così, perché non ti sposa? Oh, mamma. Vedo che ho toccato il punto giusto. Ti parla di molte cose, questo giovane Enrico. Ti parla di tutto, salvo proprio di matrimonio. Sì, lo so, ti sembro cattiva. Ma è per il tuo bene. Mamma, so che voi compite il vostro dovere, ma siete su una falsa strada. Voi non sapete. Enrico mi sposerebbe subito se glielo domandassi. Firmino, portatemi l'acqua in camera, per favore. Ma questa è la voce del signor Couture. Sì, è tornato. È tornato? Non credevo di riaverlo qui se non il giorno dopo la partenza di Enrico Fanning. È venuto incontro al mio desiderio e non me ne dolgo. Perché? Si direbbe che tu abbia paura di lui. Malgrado tutti i suoi difetti, è un amico al quale potremmo chiedere appoggio. Specialmente tu, nella crisi che attraversi. Che cosa dici? Nulla. Vorrei sapere che cosa pensi. Pensavo alla signorina. Non si tratta della signorina, ma di te. No, non andartene. Il signor Couture sta per scendere. Lasciatemi andare, mamma. Non ho avuto il tempo di abituarmi all'idea del suo ritorno. Troppo tardi, eccolo. No! Basta, Manuela! Ti ordino di restare. Ma che cosa vi ho fatto, mamma? Andate via per causa mia, Emanuela. Oh no, signor Couture. Ma ho da fare. Andate, andate, non vi trattengo. Avremo tempo di vederci e di parlare. Le serate d'inverno sono lunghe, la notte arriva presto. Mi rallegro molto all'idea delle buone ore ed intimità che ci aspettano, Emanuela. Arrivederci fra poco. Arrivederci. Com'è cresciuta in questi due mesi? Come sei imbellita? Non vi sembra, signora? Viviamo troppo vicine l'una all'altra perché possa giudicare. Cercate qualche cosa, signor Couture? No. Guardavo questi muri. Quali impressioni ritrovo qui? Sono dunque così tristi. La vista di questa stanza dovrebbe rallegrarmi il cuore, infatti. Non vorrete parlarmi ancora di quel disgraziato incidente? Ero seduto su quello scalino.
È là che mi avete torturato. Ve lo devo ripetere ancora una volta. Ho creduto di fare bene quella sera, cercando di sviare i sospetti del piccolo Fanning. Immaginava che ci fosse Dio sa che cosa tra di noi. Un povero ragazzo espulso dal seminario, dicevate. Raccolto per raccomandazione dei suoi superiori che non sapevano che cosa fare di lui. Ecco, quel che avete detto e ridetto. Con tutto questo rancore nel cuore avreste fatto meglio a non tornare. E per chi credete che sia tornato? Sono tornato per voi. Non abbandono mai un'opera intrapresa. Che cosa sono i vostri occhi? Il precettore? Come mi definiva con disprezzo quel piccolo inglese, quel signorino. Quando penso a quel che ha potuto dire quella sera, senza che voi lo metteste alla porta, e sono quasi certo di avervi udito ridere. Come mai mi è venuta l'idea assurda di richiamarvi? Ma dove avevo la testa? Mi avete richiamato perché non potevate fare altrimenti. E avete anche tardato troppo, lo sapete. Riconoscete almeno che ve lo avevo predetto. A che cosa serve tornare su tale argomento? Aiutatemi piuttosto, senza obbligarmi a rendervi conto. Sapete almeno che cosa desiderate? Potreste dirmi in parole chiare che cosa attendete da me? Voglio che tutto torni come prima. Prima dell'arrivo del giovane Fanning? Ebbene, sarete esaudita. Non parte forse in questi giorni? Ma anche partito, sarà qui, ancora, nel cuore di Emanuela. Nel cuore di Emanuela? Non fate finta di non comprendere. Insomma, voi vorreste che io le parlassi. No, non servirebbe a nulla. Voi non avete alcuna influenza su Emanuela. Credete, ci metterei poco a prenderle in pugno, se volessi. Presto fatto. Non vi ama. Anzi, mi detesta. Non osavo dirlo. Io non temo che l'indifferenza. Di tutte le creature sulle quali ho agito, non ve n'è stata nessuna alla quale non abbia in principio ispirato avversione. Emanuela, 3 giorni sono troppo perché ella non veda più che per i miei occhi, perché non faccia più un gesto che non sia ispirato da me, perché la mia volontà si sostituisca alla sua e regoli perfino i battiti del suo cuore. No, no, dimenticate quello che ho detto. Non voglio che vi occupiate di Emanuela. Come siete turbata. Non parliamo più di ciò. Rifletterò. Non bisogna improvvisare nulla. Vi domando soltanto di fidarvi di me. Come per il passato, quando eravate felice. Affidatevi a me. Chiudete gli occhi. Ho un tale bisogno di riposo. Se voi sapeste. Usciremo da questo groviglio. Vedrete. Lo credo. Sì. Lo credo. Mamma, io salgo di sopra. Vai già a dormire, Emanuela? No, mamma. Vado ad aiutare Enrico a finire le sue valigie. Ti prego di restare qui. Parte domani. E io gli avevo promesso. La signorina potrebbe andare con lei. No, non è il tuo posto. Una ragazza non deve entrare nella camera di un giovanotto. Almeno ai miei tempi si usava così. Se la signorina è con loro, confesso che il vostro rigore mi stupisce. Se vi sembra che io esageri, va, piccola. Va. No, mamma, se credete che non sia conveniente... Possiamo rimetterci al signor Couture. Ti concedo una mezz'ora. Non un minuto di più. Grazie, mamma. Grazie, signor Couture. Sono stato gentile, no? Oh, sì, signor Couture. Cercate di parlare alla mamma. Ma insomma, che gioco giocate da quando siete tornato? Non gioco mai, signora. Questa affettazione di prendere sempre il partito di Emanuele. Non prendo il partito di nessuno qui. Nemmeno il mio? Sono stata veramente sciocca a credere alle vostre promesse. Vi ho soltanto promesso di fare l'impossibile perché qui tutto ritorni come in passato. L'ho tentato in modo strano. Agisco secondo la mia coscienza.
la vostra coscienza. E dopo lunghe lotte interiori. Davvero? E a quali conclusioni siete giunto dopo queste lotte? Che vi dovete rassegnare alla felicità di Emanuela. Ma quello che voi pensate è orribile. Orribile e assurdo. Io non sono la nemica della felicità di Emanuela. Non sono che una madre, capite? Una madre che ha una figlia che vorrebbe fare un matrimonio impossibile. Perché impossibile? Convenite che la sola idea di questo matrimonio vi spaventa. Spaventa? Sempre paroloni. No, la verità è che Emanuela non ha ancora 18 anni. Ancora ieri pensava al chiostro. E perché il primo venuto le fa la corte, uno straniero. Per di più protestante, io dovrei rinunciare alla più elementare prudenza. Ma scherzate. Questa vocazione di Emanuela voi la temevate ancora poco tempo fa, come la sua stessa morte. In quanto alla sua età, non è detto che si debba sposare domani. E per giunta fingete di non conoscere questi Fanning, sul conto dei quali abbiamo preso tutte le informazioni possibili prima di affidar loro Bertrando. E via. Questo matrimonio per voi dovrebbe essere un bel sogno. C'è tutto. Tutto quello che l'alta società chiama tutto. Il danaro, la famiglia, la posizione mondana. Sì, lo so. Resta il problema del battesimo dei figlioli. Un punto delicato da risolvere, d'accordo? Ma non è questo che vi rende odioso un tale matrimonio. Abbiate il coraggio di dirmi in faccia che non conoscete il nome della passione che vi tormenta da 2 mesi in qua, quando pensate a vostra figlia. Basta, signor Couture. Dovete capire che non posso ascoltarvi più a lungo. Vi prego di uscire. Dio mio, che cosa ho fatto? Sono dunque pazzo? Non avrete, spero, la tentazione di punirmi cacciandomi? Sappiate che vi venero. Tutte le mie insinuazioni, dimenticatele. Voi siete la creatura più ragionevole, più equilibrata. No, no, nonostante tutto quello che vi ho potuto dire, voi avete un cuore tenero. Ed è perciò che mi auguro che il matrimonio di Emanuela si faccia. Appena quel giovane sarà diventato suo marito, tutto rientrerà nell'ordine, vedrete. Non esisterà più per voi, ve lo garantisco. Voi, la donna più saggia che abbia mai conosciuto. Ma che cosa vuol dire se una volta tanto un giovane vi ha turbato? Non vi spiace che io parli di lui? D'altronde si avvia alla diplomazia, correrà il mondo, vivrà in Russia, in America, nel Giappone. Nessuno più ci separerà. I ragazzi partiranno l'uno dopo l'altro e resteremo soli, voi ed io, in questa casa, soli fino alla morte, e assaporeremo l'unione perfetta delle nostre due anime. È stata sempre l'unica speranza della mia povera vita. Mi ascoltate? Marcella, mi avete perdonato? Non mi respingete? Strano. Forse ho capito male. Mi è sembrato che mi abbiate chiamata a nome. Scusatemi, signora. Non volevo. Ho avuto la debolezza di dare importanza a certe vostre parole. Mi considero dunque la sola responsabile di una scena ridicola che voi avrete la cortesia di dimenticare. Avete in questa casa vicino a mio figlio un posto di fiducia. Vi prego, d'ora in avanti, di non occuparvi d'altro. E ora parliamo di cose serie. Avete la lista dei libri di cui Bertrando avrà bisogno? Sì, signora. Anzi, li ho ordinati. Avete trovato un ripetitore di scienza? Ne ho in vista parecchi, ma sarà meglio rivolgersi a un professore di liceo. E però bisognerà che Bertrando vada a Bordeaux 2 volte la settimana. Non sono che 3 ore d'automobile. E non vi chiederò di accompagnarlo. Per ora non c'è altro. Buonasera, signor Couture. No, Emanuela, ma torna subito. Allora vado. Restate un momento. Ho delle cose importanti da dirvi.
Ho parlato a vostra madre, come vi avevo promesso. Vi ha parlato di Enrico? Venitevi a sedere vicino a me, piccola Emanuela. Non vi sembro più un orco ora? Oh, certo no, signor Couture. Senza di me, poco fa, non sareste andata ad aiutarlo a fare le valigie? Da quando siete tornato? Siete molto, molto gentile con me, lo riconosco. E allora, la mamma vi ha parlato di Enrico? Sì, ma ha parlato di lui. Di lui e di voi. È molto preoccupata. E dire che è per colpa mia? Non vostra soltanto. E di chi altro? Mia? Sì, innanzitutto voi. E un po' il giovane Fanning. Oh, ma lui è un estraneo. Non ha la stessa importanza. Un estraneo, sì, ma che è diventato come di famiglia fin dal primo giorno. È vero, signor Couture. E mi stupisce, lo confesso, che conoscendo Enrico così bene, la mamma lo giudichi tanto male. Ingannate, non lo giudica male, anzi. E allora non capisco. No, non riesco a comprendere come possa diffidare di un essere così nobile, così schietto, puro. Tanto più che ella ha molto affetto per lui. Sì, molto affetto. Appunto. Perciò è strano. Non vi sembra, signor Couture? Una ragazza di 17 anni, alla quale la vita ha dato tutto, deve dare prova di indulgenza, di pietà, anche per le donne che sono sul declino. Non capisco, signor Couture. La vostra mamma, ecco, si è trovata sola e non aveva ancora 30 anni. Quanto siamo egoisti. Non pensiamo mai a quel che ha sofferto, a quel che soffre ancora. Anche lei aveva un cuore. Lo ha tuttora? Sì. Lo ha tuttora. E allora spiegatemi, perché non vuole che nella famiglia entri qualcuno che la potrebbe trattare come un figlio? Enrico, che è una grande tenerezza per la mamma. Sì, ma questa specie di tenerezza non ha molta importanza. Che cosa volete dire? Nulla che vi possa allarmare. Il giorno in cui vi chiamerete signora Fanning, tutto qui rientrerà nell'ordine. Non dovete dare molto peso a questa crisi che attraversa vostra madre. La conosco bene. È la donna meno frivola, meno romantica. La mamma frivola, romantica. Il solo dirlo mi sembra un'assurdità. Infatti, ma bisogna che vi rendiate conto che voi create qui un'atmosfera, non oso dire di turbamento, ma la parola è troppo grave. Non riesco ad esprimermi. Che cosa ho fatto che possa turbare? Nulla di male. Soltanto, a vostra insaputa, il profumo del vostro giovane amore riempie la casa, capite? Un profumo che dà la testa. Quando sarete tutti e due partiti, vostra madre avrà ancora qualche inquietudine, può darsi. Ma ci penserò io, potete affidarmela, potete partire tranquilla. Oh no! Non partirò tranquilla, seppure partirò. Non sarò mai più tranquilla ora. Emanuela, ma che cosa avete? Oh, bisogna che scacci questi pensieri che improvvisamente mi vengono. Non so quali siano questi pensieri. Comunque non mi dovete accusare d'averveli suggeriti. No, sono io che ho capito male. Ma che cosa avete capito? Oh, Dio mi punisce. L'ho abbandonato. Ho voluto essere felice senza di lui. E ora dovrò vivere con questo sospetto. Quale sospetto? Io non c'entro. Voi stessa avete riconosciuto che io non c'entro. Voglio sentirlo dire da voi. Sì, Emanuela, dite. No, signor Couture, non è colpa vostra se ho male interpretato le vostre parole. Su, su, ripetete. No, signor Couture. No, signor Couture. Non è colpa vostra? Non è colpa vostra. Se ho male interpretato le vostre parole. Emanuela. Piccola mia, ma cosa c'è? Che cosa le avete fatto? Non crederete mica che... Allora? Mi ha parlato. Ha detto delle cose che ho capito male. È colpa mia, certo. Signora, Emanuela vi dirà lei stessa che non ho pronunziato una sola parola di cui debba arrossire. Sì o no, Emanuela? Ho detto qualcosa che mi possiate rimproverare? No, no, sono sentite, io. Sentite, signora. Sì, ma fatemi il favore di lasciarci sole per un momento. Non vi resta qualche sospetto? No, però... andatevene. Forse... mi sono espresso male. Sì, credo anch'io. Quando vi ci mettete... Vieni, cara. No, 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 più vicino. Sulle mie ginocchia. Qui. Ti ha parlato di me? Vi supplico, mamma. Non mi domandate nulla. Calmati. Mi dirai soltanto quello che tu vorrai.
Vieni, metti il tuo visetto sulla mia spalla. Qui, dove ti piaceva tanto. E non cercare di frenare le tue lacrime. Emanuela, credi che io sia la nemica della tua felicità? Oh no, mamma. Non sai che sei la mia piccola cara? Sì, mamma. Forse mi sono sbagliata. Io non sono infallibile. Una donna sola non è che una povera donna. Se tuo padre fosse stato qui. Ma quello che mi resta di vita, io la darei perché tu fossi felice. Mi credi? Sì, mamma. Piccola mia. Hai 17 anni. Bisogna lasciar nascere la felicità. A poco... Se vi sono delle difficoltà, degli ostacoli, abbi fiducia in me. Vedrai. Mamma, non oso comprendere. Enrico ha finito di fare le valigie. Va a vedere se puoi ancora aiutarlo. E poi fallo venire qui. Ti aspetto. Ah, Enrico. I miei bagagli sono pronti. C'è chiaro di luna, Enrico. Come la sera del vostro arrivo. Somiglia già a un chiaro di luna invernale. Forse coprendoci bene potremmo fare il giro del parco. Non sono ancora le 10. Ve lo permetto. È l'ultima sera. L'ultima sera? No, non è una vera partenza. Mi rivedrete molto presto. Prima di 3 settimane, forse. Intanto vi scriverò quello che non so dirvi. Signora, tutto quello che ho nel cuore per voi. Voi siete il mio figlio maggiore, Enrico. Emanuela, prendi questo soprabito. È più pesante del tuo. E non voglio che questa sera ci separiamo senza che io ti abbia detto qualcosa che mi sta a cuore. Tu sei sulla tua via. Non hai sbagliato strada, te lo giuro. Sii tranquilla, fiduciosa e felice. Mamma, come avete indovinato che attendevo questa parola? Avevo tanto bisogno di questa parola. V'è una grazia per le madri. Vi sono delle ispirazioni. Non lo fare aspettare. Va, piccola mia, va. Grazie, mamma. Bella notte. Udite il ruscello. Peccato che i ragazzi non siano qui a cantare Notte splendente. Siete felici? E dunque questa, la felicità. Questo non è nemmeno l'inizio della felicità. Oh, verrà il momento del quale diremo: eccola, l'abbiamo. È proprio questa la felicità. Certo, sarò a letto quando tornerete. Non dimenticate di dare un giro di chiave e di mettere il catenaccio. Non lo dimenticherò. Buonanotte, mamma. Non restate qui. Avrete freddo. A domani, signora. Arrivederci, Enrico. Addio. Mi avete fatto paura. Perdonatemi. Credevo che dormiste. Sono venuto in punta di piedi. Come gli assassini. Che cosa dite? Non ci badate. Parole. Come mi odierete ora? Perché odiarvi? Voi mi fate del bene, anche senza volerlo. E anche oggi. Vi burlate di me? No. Dio sa se ho voglia di ridere. Senza di voi sarei restata cieca.
e non avrei visto sulla faccia sconvolta di mia figlia quell'orrore, quello spavento. Siate benedetto per avermi aperto gli occhi. No, voi non me lo perdonerete mai. È tardi, signor Couture. A che cosa serve martirizzarsi con le parole? Mi sembra di avere diritto ora a un po' di riposo, non vi sembra? Voglio tirare le cortine. Fare il buio intorno a me. Stendermi, chiudere gli occhi. Non c'è speranza di sonno per noi. Ciascuno nella propria camera, separati da un muro. Veglieremo fino all'alba. Perché mettete il catenaccio? Chiudo come tutte le sere. Sapete che ora è. Non chiudete. I ragazzi stanno facendo il giro del parco per l'ultima volta. Avete dunque permesso che passeggino soli? Di notte? Non sarete voi ora a rimproverarmelo? Come soffrite. Per quello che me ne importa. E soffrite per quel piccolo essere da nulla. Tranquillizzatevi. Parte domani. Parte domani, è vero. Ma tornerà presto. Sì, tornerà. Non so neppure io se lo temo o lo desideri. Sarebbe orribile non rivederlo più. E forse è ancora peggio che ritorni. Ritorni per un'altra. È spaventoso quello che dico. Mi resta almeno questo. Sono l'unico essere davanti al quale parliate come se foste sola con voi stessa. È vero. Avrò questo compenso. Di non simulare più davanti a voi. Sì. Siate sincera. Sono diventato forte ora. Posso ascoltare tutto. Ebbene, odio questa notte che li avvolge. Questa notte vuota e pura che si è chiusa su di loro. Questa notte di fidanzamento, il cui ricordo sopravviverà al loro stesso amore. Mi ascoltate? Sì, vi ascolto. Credete che Dio si vendichi? Perché, insomma, Manuela era stata scelta, chiamata ad una vita più alta. Lo so, ne sono sicura, io conosco mia figlia. Il pensiero di questo Dio che ha abbandonato deve perseguitarla stasera. È una scrupolosa, la conosco. E lo scrupolo è un veleno atroce. Per quanto ella inebriata sia in questo momento, appena si ritroverà sola nella sua camera e sarà in ginocchio, il suo cuore si empirà di inquietudine, di turbamento. No, il posto che la occupa a fianco di un giovanotto non è il suo. L'ha usurpata e sarà punita. Era lei che aveva la vocazione della solitudine. Non era stata creata per questa felicità. Questa felicità? Ma credete dunque che fosse destinata a voi? A voi? Ma che pazzia! Oh, certo. Non era destinata a me. Che cosa mi fate dire? Ma nemmeno a lei. Avrei dovuto avere il coraggio di gridarglielo in faccia. Nemmeno a lei. Avrei dovuto parlarle della sua vocazione tradita. Avrebbe ceduto subito. Ne sono sicura. Ma io non ho saputo opporle che dei pretesti miserabili. E quando penso che non c'è stato nessuno qui capace di aprirle gli occhi. Nessuno. Nemmeno io. È questo che volete dire? Eppure mi avevate fatto tornare solo per questo? Contavate su me per staccarla dal suo Fanning, questa piccola scrupolosa? Sì, è vero. Dovrete ricordarmelo continuamente. È proprio per questo delitto che vi ho fatto tornare. E rimpiango ancora che non l'abbiate commesso. Tuttavia, un'ora fa Manuela era sulle mie ginocchia. Traboccavo io stessa della pace che le avevo reso. Ed ecco di nuovo in me questo fango che rigurgita. Dio mio. Così voi non speravate da me che questo ignobile soccorso. Non potevo portarvi null'altro. Lo sapevo. Ma sentirvelo dire da voi... Consolatevi. Non ho più bisogno di questo soccorso. Te lo giuro.
E tuttavia voi siete ancora qui, dopo quello che avete fatto. Perché il mio dolore vi è divenuto necessario. È un'occupazione per voi, farmi soffrire. No. No, ma la vostra presenza è come un'acqua che mi sostenga, che mi porti. Dopo quello che avete fatto, chi potrebbe separarci? Marcella. No, no, vi prego. Bertrando, torna dopodomani. La vita riprenderà qui, tranquilla come prima. Vedrete. Sì, la vita riprenderà. La vita. Dovremo scegliere un romanzo da leggere ad alta voce, la sera, come abbiamo fatto l'inverno scorso. Ricordate? Era Guerra e pace di Tolstoi. Non siamo potuti arrivare in fondo. E Dio solo sa se l'inverno è stato lungo. Perché quando leggo, voi mi interrompete ogni momento. Non vi interromperò più, signor Couture. Non vi interromperò più. Ve lo prometto. Abbiamo trasmesso Asmodeo di François Mauriac, traduzione di Luigi Chiarelli. Personaggi e interpreti: Marcella De Bartà, Angela Baggi, Biagio Couture, Aldo Reggiani, Enrico Fenning, Massimo Popolizio, Emanuela, Stefania Graziosi, il curato Ennio Balbo, la signorina Maria Teresa Bax, Anna Francesca Codispoti, Giovanni Gianni Forte, Firmino Claudio Guarino. Realizzazione tecnica Pino Incardona. Assistente alla regia Luciano Laudati. Organizzazione Lidia Burlando. Regia Guido Maria Compagnoni.